Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, come state? Oggi parlo dei nuovi MacBook Pro M1X, M1 Pro ed M1 Max. Alle specifiche ve le ho già date più o meno nello scorso video, quindi io qui vi voglio fare un bel ragionamento sul design e sul senso di questi prodotti. Ve lo faccio dopo aver visto il video del buon Giulio Brofini, mi consigliate di seguire anche lui, lascio il link in descrizione. Sabato uscirà la recensione di Apple Watch SE, quindi vi consiglio di non perdervela. Vi ho già attivato il countdown su Instagram, andate a vederla, e se è già passato sabato andate a vederla subito dopo di questo video, che è veramente tanta, tanta, tanta roba. Quanto è bello, cioè raga, quanto è bello, dimmi te. Allora, partiamo subito con le novità senza perderci in chiacchiere, scusate, ma questo ve lo dovevo dire. Allora, i MacBook Pro, come design, sono del tutto diversi da questo design. Non tanto sul vetro, dove rimangono come sempre uguale, ma già qua possiamo vedere che c'è stato un completo redesign. Vedi questa parte? È molto più stondata qua. Qui c'è un piedino che si vede molto di più, ed è in due parti, qui è in alluminio. E qui sotto troviamo la nuova scritta MacBook Pro. Le ventole, oltre ad essere qua, ora, saranno anche posizionate qua, in zona trackpad corrispondente qua. Beh, ve lo voglio spiegare qua, senza immagini, vi voglio così secondo me si capisce al meglio proprio. Qui troveremo inoltre, oltre a due porte Thunderbolt, dove si aggiungerà una anche di questo lato, troviamo un lettore di schede SD del tutto nuovo, un HDMI, cioè... 3 Thunderbolt, l'HDMI, ragazzi, veramente tanta, tanta, tanta roba. E Apple ha fatto un ottimo lavoro. Mentre qua, faccio vedere proprio così, se sono messi da a pieno, il trackpad rimane sempre lo stesso, gigantesco, soprattutto sul modello da 16. Mentre qua sotto la tastiera, oltre che troviamo qua, non troviamo più la touch bar, ma i tasti di funzioni è belli grossi, quindi anche il touch ID diventa tutto bello cromato, molto interessante. Qui c'è i tasti di funzione e qui sotto questa parte in alluminio diventa del tutto nera come i tasti. Molto bello, molto bello. Qui va via tutto qua al bordo, diminuisce, e anche qua tutti i bordi diventano di 3.5 mm e qui però troviamo il notch che ha fatto tanto discutere. Qui 120 Hz, mini LED, tutte le solite cosette molto interessanti. Dell'hardware, ragazzi, la cosa figa secondo me quest'anno è che possiamo personalizzarceli tutti e due i modelli come vi pare, quindi poter dare la stessa potenza sia al 16 sia al 14, cosa molto bella, perché conosco un sacco di persone, magari anche un po' più professioniste, perché se vi comprate il MacBook Pro da 16 solo perché volete il computer, il Mac grande, andatevi un po' a fanculo, beh, veramente, raga, no. Però la cosa secondo me interessante, cioè, c'è quello che vuole il computer più piccolo ma con una mega potenza, c'è chi vuole il professionista ovviamente più grande però magari con la potenza minima, un M1 Pro che comunque è tanta tanta roba, però comunque è una potenza minima rispetto a un M1 Max con 8 tera di memoria, cioè non ha veramente senso. Come 64 GB di RAM, assolutamente. Infatti, con questo prodotto vediamo il... Ok, Johnny Ive non c'è più. A me questa cosa fa incazzare, perché io sono sempre stato, da quando seguo Apple, un minimo, un grande fan di Johnny Ive. Il design allo stile di Johnny Ive è una figata, che già con la morte di Jobs era un po' venuta a mancare ora, dopo che se n'è andato... E infatti l'ultimo iPhone progettato da lui è stato proprio iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro, gli ultimi iPhone con il design tondo, poi sono passati a un tac netto, mentre sul Mac hanno fatto il contrario. A me il design così degli ultimi modelli è sempre piaciuto particolarmente, perché è minimal, molto molto minimal, molto in stile Johnny Ive, dettaglio ma piccolo, e mi piace proprio. Anche quelle due porte, basta, cioè il jack, ma poi basta, è meraviglioso. Qui invece hanno voluto fare un po' il ritorno, come quel notch maledetto, maledetto, maledetto. Per non poi mettermi il notch, che alla fine per Apple è sempre stato, ok, c'è il notch, c'è Face ID. Ora non più, c'è il notch, c'è una fotocamera sul MacBook.
potevano metterla a foro, potevano fare un bordo leggermente più piccolo, perché Dell ci dimostra che con 4 mm la fotocamera ce la puoi mettere tranquillamente. Non ce l'hanno vista. Potevano metterla sotto, su un portatile Huawei, di cui non mi ricordo neanche il nome, l'hanno messa su uno dei tasti di funzioni che si rialza e c'è la fotocamera. Cosa vi costava farlo così? Cioè, di quel notch obbrobrioso. Però non è che gli Apple sono stupidi, perché per quanto quel design sia brutto, no, non sono stupidi, l'hanno fatto per un segno di riconoscibilità. Beh, molti prodotti Apple all'inizio vengono considerati brutti, ma poi li riconosci. iPhone 11 Pro, che con quel design della fotocamera che ha lanciato, cioè appena uscito faceva schifo. Io non dico che sono arrivato in quel momento nel mondo tech, però qualche mese dopo, e ora invece ci siamo abituati, ma Apple sta andando verso sempre più questo design industriale, questo nuovo Mac nella dimostrazione, però per il prodotto Pro, mentre per il prodotto consumer sta tornando agli anni 90, 80, mi ricorda molto le Mac, anche il nuovo Mac è molto in stile ai Mac G3, i nuovi iPad Air, iPad mini, anche per i colori no. Però stiamo tornando al passato in tutti i sensi, perché a me questi MacBook ricordano tanto quelli ancora prima dei MacBook, quelli prima della transizione ad Intel, oppure i primissimi. Questa è la prima volta dopo un sacco di anni che Apple ha cambiato il design dei MacBook, veramente, esternamente. E non so quanto mi possa piacere. Mi è un po' triggerato, perché era un design familiare che ci ha un po' scombussolati. Poi ovviamente non vi parlo della potenza di questo computer, perché sono una roba veramente da professionisti. Uscirà, penso, settimana prossima o nelle prossime settimane, comunque il Mac che comprare nel 2021, a fine 2021, in cui penso che vi dirò proprio: ma raga, MacBook Pro, quelli là, assolutamente no, non sono per voi. Però secondo me porteranno avanti su qualche prodotto la Touch Bar, credo su MacBook Air, non lo so. Però comunque io vi volevo dire anche un'altra cosa: secondo me questo MacBook Pro costa poco, e soggettivamente dipende un po' dalla stabilità economica, perché sai, Jeff Bezos ha un MacBook, vabbè, non me ne faccio nulla. Vediamo come il modello maxato M1 Max 8 Tera 64 GB. Compriamo 6.000. Ah, poco. Vabbè, un caffè. Ma neanche. Invece, per non lo so, uno che non per via sotto un ponte, 6.800. Non li sa neanche pensare in soldi. E qui c'è una grande differenza. Però è un prodotto che, per quello che offre, economico, molto economico. Perché per un professionista, con quello che usa 8 tera, 64 giga di RAM e tutta quella potenza, cazzo, fa un affare. È questo che voglio spiegare. Non è come per i vecchi acquirenti del MacBook Pro da 16, che vedevi già che ce l'aveva, non è che ne aveva veramente tanto bisogno di tutta quella potenza. Ora se lo compri senza aver bisogno di tutta questa potenza, sei un pirla. Perché MacBook Pro l'hai visto sempre anche altre persone che non ci facevano lavori pesanti, poi la costruire l'era, costava un po' di più, però c'aveva sempre le sue due funzioni in più, che dici: ah, ok, vabbè, prendo il Pro al posto dell'Air. Tanto qui siamo su un mercato completamente diverso. Non puoi comprarlo a un posto di un MacBook Air, perché boh, no, parliamoci subito chiarissimo, assolutamente. È un errore da non fare mai nella vita. Questo ve lo dico subito, avvertenza. Però, cioè, allora, se giudichiamo il prodotto in sé, bello, è figo dentro, però fuori no. Se giudichiamo a livello chi lo deve comprare, chi molto spesso collega un display del designer, non gliene frega un cazzo. È quello il punto, che se lo tiene chiuso lì sullo stand, che magari lo deve portare 2 volte a giro, quindi si prende il portatile, però c'ha l'HDMI, la scheda SD, tutto lì, e lo tiene così che non lo apre da una vita. Questo è un esempio. Cioè, secondo me questo prodotto sarà usato tanto così, sprecato, per carità, perché anche il display 120 Hz, assolutamente, però sarà molto spesso usato così. E ora c'è un'altra cosa che mi hanno scritto alcuni su Instagram, ovvero: aspetto il fisso o lo prendo? Tre persone.
professionisti, allora intanto valuto se avete bisogno, però discorso molto più io dico sempre prendi il portatile, se non hai bisogno di quelle tre funzioni in più che ha il fisso, che magari il portatile lo puoi rendere fisso, comunque ci colleghi un monitor, prendi un mouse, un trackpad e una tastiera e c'hai la postazione fatta con il computer chiuso e vai. Mentre il fisso non è che lo porti a giro. Cioè, capisco il Mac Mini che con i display portatili quando li puoi fare. Oh dai, su via. Non diciamo queste baggianate. Un altro ragionamento che c'è da fare sempre sui miei processori che mi ha presentato altri giorni è: vedremo questi sui fissi oppure presenteranno degli altri processori ancora più potenti o di mezzo? Si tengono questi perché ci hanno lavorato un anno per queste due mega potenze. Infatti io non voglio vedere cosa fanno gli anni prossimi perché cioè lui per me resta comunque dopo, però per molti fa cioè bisogna capire cosa succederà a Apple a lungo termine, perché non mi cioè alla fine che mi metti 64 giga di RAM su un MacBook Pro, cioè per 5 anni lasci lì comunque la base, c'è cioè il massimo, perché sennò poi diventi quasi esagerato proponendo dei prezzi assurdi che all'utenza di quel prodotto non servono oggettivamente. L'altra cosa che penso è che l'M1 Max sarà, alla fine, un altro processore che presenteranno, perché ve lo dico, l'anno prossimo a novembre esce il Mac Pro, ovvero il Mac Pro, metto l'M1 Max. Sì, fanno due potenziamenti in più, così sì, ma M1 Max. Aggiungo qualche core alla CPU, perché ho già guardato alla GPU il Mac Pro c'ha meno core, in alcuni casi, e anche di RAM si sì, aggiungi qualche. Lo so così, ma basta. Sul Mac Pro non faranno tutto questo grande lavoro che la gente si aspetta, dicono wow. C'è da vedere, perché potrebbero fare anche una gamma a parte solo per il Mac. Non si possono permettere come Intel che ha 20 cose diverse, perché ne ho sentite veramente di tutti i colori. Mentre per il fisso Pro, l'iMac Pro da 30 pollici, cosa sarà? Anche lì ti dico, M1 Pro un po' potenziato e M1 Max, cioè principalmente, non fede, stanno. Alla fine il mercato Pro è sempre quello. E invece un'altra cosa che io nel video di Rumors avevo letto, da molti utenti di Twitter, che sarebbe stato eliminato il silver, mentre invece hanno proprio puntato molto sul colore silver, cosa che mi ha triggerato molto, perché ora Apple sul mercato ha due bianchi praticamente diversi, il Galaxian di iPhone 13 e lui, e questa cosa per l'alluminio poi mi ha un po' destabilizzato, non me lo sarei aspettato al massimo. Se rispettano un Galassia in qualche modo, però il Silver per quanto sia bello, però boh. E invece ho visto un'opzione del MacBook Pro oro così, e sai che, anzi bronzo, sai che non era neanche male. Sai che non era neanche male. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, io vi porterò sicuramente altri video su questi MacBook. Però di basta, che poi lo devo montare, ve lo devo caricare super in fretta. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao gente!